Ciao amici tecnodot.it, sono Davide, sono qui con Xiaomi Redmi Note 11, base gamma della nuova serie Redmi lanciata da Xiaomi. Qui si cerca di raggiungere un buon rapporto qualità-prezzo, ma si deve raccogliere una pesante eredità. Il Redmi Note 10 dello scorso anno fu giudicato da moltissimi come un vero e proprio best buy. Riuscirà quest'anno Xiaomi a replicarsi? Scopriamolo insieme subito dopo la nostra sigla! Eccolo qua, Redmi Note 11 di Xiaomi. In confezione abbiamo lo smartphone, naturalmente. Presenti poi l'alimentatore da 33 watt, non velocissimo, ma va bene su questa fascia di prezzo. Il suo cavo, che fortunatamente finisce con una Type-C, e la coverina in silicone, molto protettiva, un po' difficile da mettere sullo smartphone, ma sempre molto ben gradita. Dimensioni 159 mm di altezza per 73 di larghezza e 8 mm di spessore. La fotocamera non sporge molto, però se lo andiamo ad appoggiare traballa un pochino quando andiamo a digitare. Naturalmente la coverina aiuta a ridurre questo effetto. Gorilla Glass 3 all'anteriore, dietro è tutto policarbonato, anche la scocca. La qualità costruttiva è veramente buona. 180 grammi di peso, non ci sono scricchiolii e restituisce un feedback, una sensazione di solidità. L'aspetto è un pochino austero in questa colorazione grafite, ne sono presenti altre due blu, una più chiara e una più scura, sicuramente più vivaci. Dual SIM con espansione della micro SD, carellino è qua sulla sinistra. Sotto abbiamo la Type-C 2.0 e il primo speaker, in questo caso è doppio, sopra c'è anche l'altro, accanto al jack da 3,5 mm e al sensore degli infrarossi. Doppio speaker, oltre alla capsula auricolare, che viene utilizzata solo in chiamata e non come doppio speaker per i contenuti multimediali. Lato destro abbiamo il bilanciere del volume e il sensore di sblocco, molto rapido, preciso, funziona davvero bene anche quando abbiamo le dita un pochino infreddolite o umidice. Pannello da 6,43 pollici, coperto da Gorilla Glass 3, è un display AMOLED in risoluzione 1080x2400, quindi è un Full HD Plus. Il refresh rate è di 90 Hz, non dinamico, si può impostare e settare qua dal display. I 90 Hz donano sicuramente una maggiore fluidità a questa MIUI. È un pannello di buona qualità, riproduce molto bene tutti i colori in modo molto vivace, ha una buona luminosità, è molto visibile, ben visibile sotto la luce del sole, a qualsiasi inclinazione. Poi è buono anche l'audio stereo, ve lo faccio sentire un attimo. Allora, non è nulla di eccezionale, però per un dispositivo di questa fascia di prezzo l'ho trovato non altissimo, ma abbastanza corposo, pieno, anche i bassi non sono malvagi. La scheda tecnica continua poi con lo Snapdragon 680, con processo costruttivo a 6 nanometri, in questo caso abbiamo 64 GB di archiviazione espandibili e 4 GB di memoria RAM. Il processore assomiglia tanto allo Snapdragon 665, per cui viene anche scambiato da CPU Z. Questo perché il Kirio 265 da cui è composto, 4 a 2,4 GHz di frequenza e gli altri 4 a basso consumo a 1,9 GHz, assomigliano ai Kirio 260 che utilizzava lo Snapdragon 665. Qui è stato sicuramente migliorato il processo costruttivo, adesso è più efficiente ed è stata implementata la compatibilità a display con refresh rate superiore ai 60 Hz. Purtroppo rispetto al 678 si perde qualcosa lato prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la connettività. Qua abbiamo un modem X11 che purtroppo non aggrega bene le bande quanto l'X12 e soprattutto ha una velocità di picco di download di 390 megabit per secondo, decisamente inferiore ai 600 che offriva l'X12 dello Snapdragon 678, che supportava anche una ricarica più rapida
e aveva una GPU più potente, qui abbiamo una Adreno 610 leggermente overclockata. Per il resto è molto completo, ha l'NFC per i pagamenti wireless, il GPS, il sensore di prossimità che secondo me funziona molto bene. Gli ultimi Xiaomi avevano questo sensore di prossimità che ha dato tanti problemi, tanti bug. Io in questa versione l'ho utilizzato tranquillamente, non ho mai avuto problemi di telefono che non si bloccava avvicinandolo all'orecchio. Probabilmente sono stati risolti da qualche aggiornamento. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, accelerometro, giroscopio, bussola e sensore di impronte che funziona molto molto bene. Abbiamo poi una batteria da 5000 mAh che insieme al processo costruttivo molto efficiente del processore offre tanta tanta autonomia, si arriva tranquillamente ai 2 giorni anche con un utilizzo stress. Il dispositivo è splash resistant, certificato IP53. Lato fotocamere abbiamo un sensore principale da 50 megapixel affiancato da una grandangolare da 118 gradi di apertura a 8 megapixel affiancato da altri 2 sensori, classico macro e quello di profondità da 2 megapixel che fanno un pochino numero. Frontalmente abbiamo una cam da 13 megapixel. L'applicazione fotocamera si avvia abbastanza velocemente, nel punta e scatta non si comporta affatto male, è molto rapido. Presente poi la modalità Pro, i video purtroppo sono stabilizzati solo digitalmente, normale su questa fascia di prezzo. Il problema vero è che abbiamo soltanto i 1080 fermi a 30 frame per secondo, quindi i video saranno un pochino limitati. Mi sarei aspettato, non dico i 4K, ma almeno i 60 frame per secondo. Presente poi la modalità macro, la modalità ritratto, e se andiamo in alto abbiamo la possibilità di fare degli slow motion e soprattutto è presente la modalità notte. I video, come vi dicevo, non sono il massimo, non essendo neanche stabilizzati e fermi a 30 frame per secondo. La fotocamera invece di giorno si comporta abbastanza bene, molto veloce nel punta e clicca. Da vicino qua, come vedete, questa specie di mazzinga di metallo non è venuto molto bene a fuoco, e anche il mio cubo di Rubik da vicino secondo me manca un po' di dettaglio, i bordi non sono ben scontornati. Se invece facciamo delle foto più panoramiche di giorno con tanta luce, abbiamo tanto dettaglio. Guardate come si vede bene questa pianta con le sue foglie, con i suoi aghi, una specie di pino. Da vicino non mi è piaciuta molto e soprattutto di notte mostra un pochino il fianco. La modalità notte ci mette una pezza, ma qua vedete ci sono degli aloni, delle luci. Se andiamo anche a zoomare negli angoli più bui c'è molto rumore, l'immagine è un po' sgranata, decisamente una fotocamera entry level. Lato software abbiamo la MIUI 13, l'ultimo aggiornamento, ferma ancora ad Android 11, è la solita, scimmiotta un pochino troppo Mac, i dispositivi iOS, però a me graficamente piace, è molto curata, mi piace questo sdoppiamento che a sinistra si aprono le notifiche e andando invece a scorrere dall'alto verso il basso sul lato destro si aprono i toggle rapidi. È curata esteticamente, mi piacciono le icone, presente carosello che permette di cambiare gli sfondi, di mostrarci continuamente foto diverse quando andiamo a bloccare e a risbloccare lo smartphone. Secondo me è una cosa molto gradita esteticamente. Poi abbiamo delle feature, delle personalizzazioni per quanto riguarda il gaming. Esiste la possibilità di avere il turbo videogiochi che migliora leggermente le prestazioni. E poi ci sono soprattutto gli strumenti video che a me piacciono, sono comodi. Nei video di YouTube possiamo andare ad apparire questa finestrella laterale dove possiamo registrare, catturare quello che stiamo vedendo a video. Per il resto però rimane un po' la solita MIUI che nonostante sia curata esteticamente ha preinstallato un sacco di software completamente inutile, fortunatamente si può andare a disinstallare facilmente per la maggior parte. In alcune feature, tipo invece il pulitore, purtroppo ci sarà sempre qualche piccolo banner pubblicitario, qualche pop-up di troppo un po' fastidiosetto. Conclusioni su Redmi Note 11.
È un dispositivo che mi è piaciuto per il suo display AMOLED con refresh a 90 Hz, con prezzo di lancio di 229 euro circa, ha poco senso. Ci sono competitors che offrono meglio come scheda tecnica, però ci sarà una promozione di lancio, una early bird di 179 euro circa per la versione 4 GB di RAM, 64 GB di ROM, che è quella della nostra prova. A quel prezzo potrebbe valerne la pena. Il dispositivo si comporta bene, la MIUI ha parecchi difetti, è curata esteticamente ma ha qualche bug. Lato fotocamera ha una sufficienza con una buona luce, peccato per i video fermi a 30 fps, e il processore è qualcosa di già visto, ma offrirà tantissima autonomia in un dispositivo assolutamente solido e abbastanza affidabile. Da Davide per TecnoAndroid, ci vediamo alla prossima recensione. Un saluto a tutti!